Cosa succede quando un compositore muore mentre sta componendo il suo capolavoro? Quando cala il nero assoluto? Beh, è quello che è successo a Giacomo Puccini con Turandot, che qui a Novara è arrivata nella stagione 26-27, quindi subito dopo la prima milanese con Arturo Toscanini, che interruppe la rappresentazione dell'opera sulle ultime note effettivamente composte da Puccini, ovvero con la morte tragica di Liu, che è uno dei personaggi più drammatici dell'intera storia della cultura occidentale. Beh, la Turandot è uno dei capolavori di Puccini, ma è anche una delle opere più controverse perché divide almeno tre categorie di appassionati. Quelli che vogliono la Turandot come effettivamente ha finito di comporla Puccini, cioè con la morte di Liu, e quindi nel momento in cui la serva di Calaf si immola per non svelare il nome del suo amato padrone alla terribile Turandot. Ci sono quelli invece che vogliono che l'opera abbia un suo completamento e quindi ricorrono al finale composto da Alfano, che però, secondo altri, non rispecchia lo spirito misterioso, lo spirito quasi esoterico di quest'opera. E poi ci sono quelli che invece vogliono una terza soluzione, che è quella immaginata nel 2001 da Luciano Berio. Luciano Berio è il famoso compositore scomparso nel 2003 che mise mano al finale di Turandot e produsse qualcosa di completamente diverso rispetto ad Alfano e lasciò quest'aria di non compiutezza, di vaghezza nel finale di Turandot. Riuscì a preservare in qualche modo il mistero di morte e di amore che conclude quest'opera e che conclude anche la parabola umana di Puccini, lasciando però anche litigare tutti quelli che invece volevano un finale diverso. Insomma, Turandot dal 1926, quando è approdata qui a Novara per la prima volta, poco dopo la prima milanese, non ha mai smesso di far discutere.